Quart'ultima giornata di campionato in eccellenza al Colombo Gianetti, il Salonno ospita la milanese con quest'ultima che vuole provare a tenere vivo il sogno playoff. Parte meglio proprio la formazione ospite allenata da Giuseppe Greco, la milanese cerca checchi al limite dell'area di rigore, quest'ultimo prova la girata col pallone che danza per tutta l'area ma esce alla destra di Vinci che controlla. Dall'altra parte calcio di punizione di Giobello vola in corner, tedesco che dice no, ma è una milanese che si fa apprezzare e che al minuto 32 trova il gol del vantaggio, cross dalla destra da parte di leotta per vai che fa tutto bene in area di rigore e trova il destro vincente che non dà scampo a vinci 0 1 al minuto 32 col numero 9 che si prende la scena e gli abbracci da parte dei compagni confermandosi bestia nera del saronno dopo la doppietta segnata all'andata la milanese approfitta del momento particolarmente positivo stavolta vai prova a ricambiare il favore servendo leotta nel cuore dell'area di rigore ma la girata di testa del numero 7 finisce a lato il saronno invece è sempre pericoloso sui piazzati stavolta il tiro è di pontigia col pallone che sorvola la traversa, macina gioco la squadra di Tricarico nel finale di primo tempo, gran giocata da parte di Baldani, il numero 4 manderebbe il pallone sotto l'incrocio non fosse per il volo di Todesco. Con le immagini nella ripresa, subito Saronno che attacca alla ricerca del pari, gran controllo, spalle alla porta di Russo che scarica per saldo, conclusione di destro che fa la classica barba al palo. È un Saronno diverso che costringe la Milanese sulla difensiva, Baldani ispira la corsa di Pontigia palla dentro però troppo sul portiere, ancora Saronno in attacco, Baldani mette dentro un pallone insidioso, la difesa libera ma sui piedi di Sar che ancora una volta non prende lo specchio di un nulla. Gli amaretti attaccano a testa bassa alla ricerca del pareggio, gran palla dentro di Ponticcia per Sala, ma il numero 18 spara su Tedesco che para una sorta di rigore in movimento. Ma il pareggio è maturo e arriva al minuto 14 della ripresa. Spunta ancora una volta di Sardo sulla corsia Mancina. Palla dentro dell'attaccante per sala, che stavolta controlla e non perdona col destro vincente, che vale l'1-1. Ancora mezz'ora da giocare, partita più che mai equilibrata. Con Sala che ritrova la gioia del gol. Ha la carica a un Saronno che di fatto non smette di attaccare. Altra gran giocata per il tiro di Sardo, con Tedesco che però dice no, allungandosi in tuffo sul tiro del numero 11. Nel finale saltano un po' gli schemi, trovato, vince un contro. E salta un avversario, ma la conclusione del numero 8 finisce a lato di un nulla. Dall'altra parte, anche il Saronno vuole provare a vincere la partita. Altra bella giocata di Sardo, ma il tiro cross del numero 11 non inquadra la porta e non trova un compagno nel cuore dell'area per la deviazione. Si resta sull'1-1, ma nel finale ecco l'episodio che decide il match: lancio di campanati, bello prima e vinci poi non sono perfetti. E Sorrenti, appena entrato, non può sbagliare, mandando il pallone in rete, togliendosi la maglia ed esultando sotto la tribuna con i tifosi di fede milanese. 1-2 che sa di altra beffa per il Saronno e che invece fa continuare a sognare la milanese che vuole i playoff